Era nato a Sighet, tra i Carpazi, allora Romania, lo scrittore premio Nobel Elie Wiesel, scomparso all'età di 87 anni lo scorso anno. Di cultura ebraica, sopravvissuta ad Auschwitz, ha scelto di non dimenticare, raccontando nella notte l'esperienza della prigionia e gli orrori del nazismo. Oggi lo ricorda la comunità ebraica in arrivo da tutto il mondo, che nella giornata di domenica ha preso parte ad una marcia simbolica che ha percorso la città, partendo dall'abitazione di Wiesel, adesso museo. Ci siamo riuniti qui oggi per un evento eccezionale, percorrere le strade di Sighet, nella città dove anche Wiesel venne costretto a marciare, mentre le persone che vivevano in città stavano a guardare, mentre il sindaco e la polizia sapevano cosa stava succedendo e cosa sarebbe accaduto alla fine. Un evento che costringe ad una riflessione sull'Olocausto in Romania, la riconciliazione con la storia è avvenuta solo qualche anno fa, quando il paese si è assunto la responsabilità per le centinaia di migliaia di ebrei che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre 280.000 ebrei romeni e ucraini che sono state vittime del regime filonazista.